Salve, popolo di internet, il mio nome è Cosmo Comic, 2K iniziali e una C finale, scusate, mi sono girato dall'altra parte, forse non si è sentita mia voce. Sono Cosmo Comic e benvenuti a questa nuova parte di Spider-Dragon Riptos Rage, oppure Gateway to Glimmer o Spider-Dragon 2, a seconda di come si voglia si vuole chiamare questo gioco. Quindi... rimani appeso là, spero. Abbiamo un paio di cosette da fare. Visitare questi luoghi. Prima di tutto, i calanchi di Skelos. Dobbiamo trovare queste sfere. Dobbiamo trovare le sfere e le gemme. Sì, è una puntata da riempitivo. Ma è perché voglio completare questo gioco al 100% o oltre. Quindi il nostro primo obiettivo sarà Cranky di Skelos. Quindi un attimo solo. Perché ho preso questa strada? Beh, è la più scenica, tra virgolette, mi permette di esplorare un po' questo luogo dall'alto. Sicuramente un bel posto, ma voglio raggiungere quello, Cranky di Skelos, in volo, se me lo permettete. Noi. Ah no, non ci sono riuscito. E pazienza. Sì, me la sto prendendo alla leggera, tanto questo episodio ho superato parecchi tagli. Sicuri? Aspetta, parecchi tagli? Sempre è al massimo del loro volume, certo! Così è al massimo, va bene. Va bene, ok. Ok, cominciamo a raccogliere un po' di gemme. Ovviamente questi qui si distruggono. Oh, carini. Ok. Ok, va bene. Non esitatevi, signorine. Oh, via da qui e via anche tu. È bello giocare a palla al volo con le palle di fuoco, soprattutto quando sono test. Spiro, il nostro villaggio è invaso dalle lucertole lava. Siamo arrivati alla seconda parte di questo, credo. Oppure mi fa rifare direttamente la prima. Mi fa rifare direttamente la prima. Vabbè. Ciao. Sì, ce l'ho già questa sfera, va bene. Ora fatemi fare la seconda missione. Sembra stiano cadendo di nuovo uova di lucertola. Sei pronto per un'altra sfida? Sì, sono pronto. Fateli volare qui. Eccola. Già quello lì sta girando a destra e manca. Quello lì, guardatelo. Sta volando a destra e manca. Come se non ci fosse un domani. Ci sarà. Dove? Mo dove sono? Oh no. Oh no, già qualcuno. Va bene, già qualcuno se le sono mangiate. Perfetto. Riproviamo. Oh no, tu non te lo mangi! Te lo sei mangiato. Ma come fanno a mangiarli? Hanno un collo troppo piccolo per poter ingoiare proprio pezzi interi di carne umana. Dove sono? Non lo fai! Da quante stelle è questa missione esattamente? Per favore, aiutaci ancora! Sì, forse erano 5 stelle.
Cavolo, è difficile. No, non ci sono riuscito. Mangiate, prego. Potevo evitare di morire, evitare di morire. Potevo farcela ed evitare che lo mangiasse. E proviamo. No, no, me lo sono perso, vero? Leva. Oh, no, 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 voi no, no, no. Un singolo errore e finisco di giocare. Vabbè, va. Cioè, neanche un salto riesco a fare. Grazie per averci aiutato ancora, Spiro. Meriti un altro Grazie. oggetto scintillante. Stavo per usarlo come luce notturna. Beh, anche come luce notturna non sarebbe male, certo. Metteci qualcosetta dentro, cioè una piccola candeletta, forse una piccola candela, forse potresti utilizzare una delle teste di quei nemici infuocati, forse sarebbe veramente. No, ma è troppo piccola. No, infatti. Vabbè, grazie comunque. E uno di questi ossi li ho presi. Prendiamo altri ossi. Tu prendi la tua farfalla, io prendo l'osso per l'amichetto dietro. Bisogna distruggere più nemici possibili per riuscire ad arrivare a lui. Ah, ecco. Rifacciamo questa cosa. E voilà! Osso, grazie mille. Carbonizzati. Aia. Aia. Che te pareva? Ok, va bene, no. Sono concentrato. Sono concentrato. Tiè. Adesso non fare più il gradassone. Ora possiamo tornare indietro. Come fa l'osso a non essere distrutto dalla lava è un mistero per me. Che bello camminare nella lava e senza farsi niente. Eccolo là. Questi qui non li puoi distruggere facilmente. A meno che non utilizzi la super mega palla di lava. Ci vuole una bella mira per queste cose. Di solito non si gioca a fare tutto per. Cos'era quel. No. No, anche i nemici rilasciano delle. Oh! Anche i nemici rilasciano. Farfalle magiche. Farfalle per la vita. I livelli sono impossibilitato a finirli per ragioni logistiche. Si sa, la testata. Ricordate, no, si obbrosa? C'è quella cosa là. Ecco. Forse quello lo completerò in un secondo momento. Magari alcune missioni le dovrò completare in un secondo momento, quindi necessitano di un completamento post-gulp. Ecco, non so dove me la sono sparata, però così. Completamento post-culto. Ah, non me preghi. E mai fregato.
Vabbè, no, di nuovo no. Sono un'alma che no, sto, vabbè. Sto a delirare. Oh, diamine! Vabbè, l'MG Pro, eccolo. In tutto il suo... la sua magnificenza. Vabbè, va. No! No! Dai! Ai! Au! Vabbè, dai, non sono un po'... Perdonatemi. Oppla! E oppla! Ok. Oh, perfetto. Ciao, signorotto. Ti diverti col tuo osso? Ah. Ok, vedo delle gemme gialle. Eccola una, eccola l'altra. Per poco. Ok, lo devo riprendere questa volta. Ok. Preso il settimo osso e adesso prenderemo anche l'ottavo osso che si trova dall'altra parte. Sì, l'avevo già preso. Ed ecco l'ottavo osso. Grazie Spiro, ora posso ricomporre il mio amico. Prendi questa in segno di gratitudine. Me l'ha data una fata qualche tempo fa. Oh, una fata. Ok, va bene. Grazie per la sfera. Adesso completiamo il resto delle gemme. Ma prima, Skeleton Dance. Abbiamo oltrepassato da un bel po' Halloween, in effetti. Vabbè che noi non lo festeggiamo però. Che carino. No, non gli posso fare male. Vabbè, Che bello vedere il mio amico di nuovo in forma. Credo che voglia ballare per te. ah, grazie, 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 ma... Vabbè, rivediamolo un'altra volta, dai. Ok, completiamo il livello al 100% adesso. Cerchiamo l'altra roba. No, ne mancano 25. Ah, ecco cos'era che mancava. Tiè. Andiamola a cercare, mo. Scusa, non... scusa, fatta, ti ho per sbaglio... mi sono per sbaglio scontrato contro di te. Oppla, ecco le nostre altre 5 gemme da 5. Abbiamo completato Clanky Skellos. Adesso... diritti, diritti... a ghiacciaio. Ok. È sempre un piacere rifare di nuovo questo percorso perché mi mette serenità. Non so voi. Ah no, penso che non ci arrivo. E vale, lasciamo perdere. E eccoci a ghiacciaio. Ok, vattene via tu, vattene via anche tu, simpaticissimi globi di neve. Ok, vi improvvisate tutte reginette del ghiaccio, sì, quella Ascolta, comunque. ti aiuteremo ad arrampicarti su questo Ah, muro. sì, giusto, giusto, ovviamente. Prima devo far partire lo script, va bene. Ok, va bene, ma rimanete appesi là?
Va bene, cosa ti vuoi improvvisare? Elsa? Elsa, cioè, va bene, ok, siamo in periodo natalizio, siamo quasi in periodo natalizio, sarà meglio che ti schiarisci un po' la voce. No, vabbè, no, lasciamo stare, veramente. No, non mi pare il caso. Sarebbe solo un'altra delle parodie che che già si fanno riguardo a quella canzone. Let go, can't hold it back anymore. Che devo fare qui esattamente? Dovevo. Ah, vabbè, fare un altro. Un'altra cosa qua, dovevo cercare altri 50 gemme. Devo cercare altre 50 gemme che si possono trovare dovunque. Quindi, beh, non lo so, potrebbero essere in qualsiasi zona. Che ne sappiamo? Aia! Devono essere qui da qualche parte. Ecco qua, abbiamo trovato qualcos'altro. Interessante. Non sono stupido, so cosa succede se ci vado vicino. Ecco. Ho perso il mio cucciolo di leopardo delle nevi. Stavo pescando e quando mi sono girato non c'era più. Spero che George non venga divorato da quei mostruosi insetti. George, hai chiamato un leopardino carino, carino, che hai chiamato George. Scusa, non lo potevi chiamare. Cioè, non lo potevi chiamare Giovanni? Ah? Va bene, ok, vabbè, è una missione da tue stelle, la risolvo subito questa cosa, dai. Mamma mia, cioè, neanche le battute squallide mi posso permettere. Vabbè! Ma era qui accanto! Come fa? No, 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 no! No, 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 è ciecato, cioè, era qui accanto, cioè, dall'altra parte, cioè. Non l'ho capito. Ok, abbiamo tutte quante le gemme, ora. Non ditemi che quelle cose che devo. Ah! Ok, va bene, sono senza Sparks, mi devo. Bello, bello che ti mangi tutto un bel pezzone di pesce. Vuoi che ti aiuto ancora? Ok, aiutiamo il povero. Cioè, aiutiamo il carinissimo George. No, 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 no! Che cosa a cavolo ha questa levetta? Riprendiamoci la sua preda. Bene. Mamma mia, cioè, divoratore! Dai, seguimi! Seguimi che ti riporto dal tuo maestro! Ok. Benissimo. Bella Hai roba, adesso trovato dammi. George. Sono felice che sia salvo. Da ora Qua in poi farò più accanto. attenzione. Tutto ciò che ho con me è questo piccolo oggetto scintillante che ho preso mentre pescavo. È tuo se lo vuoi. Ok, va bene. Siamo diventati pescatori provetti per cercare di aiutare un piccolo animaletto. No, hai ragione. E che cavolo? Che cavolo? No, no, non puoi avere fatto quello che ho appena visto tu hai fatto. Sì, l'ha fatto, è caduto attraverso la mappa. Congratulations, you're a failure to your entire species. Can't hold it back anymore. No, vabbè, no, adesso basta, adesso basta. E grazie per tutte le favolose cose qua. Ok,
Grazie, Spiro. Ok, Tieni oggi. dritto per un secondo e guarda sotto. E guardo sotto, ok. Va bene. Saltano come boh, non, come saltano? Zompano. Au. Romano de Roma, tu te sei. Oh, au. Sono circondato da un branco di idioti. Mi mancano 50 sfere e quel livello. Oh cavolo, quella cosa. Il porto Brezza. Mamma mia. Non ce l'avevo fatta una volta, figurati se ci riuscivo un'altra volta. Vabbè. E tanto vale provarci di nuovo. Voi che ne dite? Ma sì. Dai che questa volta ci riesco, sì, no! No, non riuscirò mai a fare l'entrata Scenic View, cioè proprio, no, semplicemente no. Scusa il disordine, Spiro, ma siamo infestati dai grassoni. Prima hanno incendiato le caldaie e ora hanno chiuso la nostra... Sì. Sei tu Ali? Sì, ok, va bene. Ok, va bene. Rifacciamo di nuovo fuori tutti quanti questi. Mi pare di averli già visti, solo non ricordo dove. È una strana sensazione. Che li ho visti. Non capisco però cosa. No, proprio non mi viene assolutamente in mente. Dobbiamo distruggere ste palle di ferro. Perché è bello avere palle di ferro come nemici. Tiè, l'ho beccato anche senza bisogno di vedere dove miravo. Bello nuotare tutto, perché non potevo farlo a ghiacciaio? Semplicemente perché non potevo nuotare. Ecco cosa. No. I tasti direzionali non mi funzionano, ecco perché sto continuando a failare in questo modo. Ok? Ok. Siamo tutti belli comodi. Grasse risate tutti, che voi farete voi, eh? Se intanto quello che deve sopportare sono io. Ah, e anche te. Giusto. Va bene. I grassoni hanno sparso le mine di metallo per tutto il porto. Sono mine di metallo? Ti darò la sfera che ho trovato ieri in un mollusco. Va bene. Distruggere. Vabbè, sto sparando a cavolo, poi a un certo punto lo beccherò. Sì, certo. No, sono destinato a non beccarlo mai. Ok, va bene. Dai, vediamo se riesco a beccare quello. Dai. E che cavolo, ci vuole una mira così infima. Devo proprio prenderlo. Esatto. Mizzica. Finalmente. Era ora. Prendiamoli subito. Subito. Non ti avevo sconfitta a te. Finalmente. No. Ok, ho zero vite. Che cosa caspita? No, proprio siete barche che volano.
Io ricordavo che ci avevate una faccia, sarò solo io. E bevete, bevete, cioè ubriaconi che siete. No, no, no! Fine della partita. Cioè sì, vabbè, dai, esagerato. Troppo in alto, troppo in basso, troppo lontano, non ce la faccio. E facciamolo tutto. Saltiamo, tagliamo, facciamo tutto. Ah, eccoli dove erano. Ma partite troppo veloci voi, dai, cosa siete? Sonic! Più veloci della luce, certo. Spread your wings and fly away! Fly away! Fly away! Tiè, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Tiè, allora, distruggo anche te. Ok, va bene, va bene. Tutto bello colorato là sotto. Bella la super molla. Che fortuna che tu sia passato di qui. Ok, grazie, grazie. Devo prendere 50 attrezzi. Sì, sì, per la tua macchina rotta. Non ho capito bene di cosa si trattava, Robo. Non importa. Ok. Problemi con il carro. Ok, va bene, mi prendi in giro. Ma dai! Ops, ne devo riprendere un altro, sì. Ok, no, ho cercato di abituarmi un po' con i comandi. Ok, dovrei essere a posto adesso. No, devo saltato! Problemi con il... Sì, problemi con il cacchio di carrello. Ma no. Quant'è? No, io avevo l'avevo cambiata la corsia. No, l'avevo cambiata la cacchio di corsia. No. No. Problemi con il... Non me lo puoi fare questo. Va bene, ok. Devo restare concentrato. Concentrato. Ok, va bene. Rifacciamo di nuovo questa strada e andiamo. Ma è a me di sto pezzo del me. Ma si può. Almeno non perdo vite, però cacchio. Cos'è sta roba? No. Ho fatto installare il cannone per colpire gli interruttori. Prova a sparare agli interruttori accesi per capire cosa intendo. Ma dai! Vabbè, ovviamente è una difficoltà 5 stelle. Pezzo del crocro. Il bello è che tutto questo, tutto sta ambaradam qua, non verrà nemmeno calcolato, cioè verrà tutto tagliato. Problemi con il car... Verrà tutto tagliato. Oh, finalmente. Uff. Ok, va bene. Va bene. Va bene. Rifacciamo questo tratto. Ma dai! Cosa? Ma perché dovevo saltare? Cioè, dovevo saltare? Io pensavo... Cioè, dai, la cassa... Oh! Santi, non mi era andata così bene! Ozzo! Problemi con il car... Vai a quel paese. No!
Te li cerchi da soli, cacchio di attrezzi per la tua macchina. Problemi con cacchio. Il carrello, eh? Problemi con il carrello, sì, eh? Sì, problemi con il carrello. Non te li cerco più, sti cacchio di... Figlio di buona madre! Ecco un simpatico escamotage che posso di cui posso usufruire quando sono qua. Posso sparare direttamente da qua a quei tizi là. Sì, ho ricominciato il livello da un po' per sfogarmi un pochetto su. Dovevo per forza ricominciare il livello, ero troppo stressato. E ho riaggiustato un pochetto il controller. Parentesi aperta, parentesi chiusa. Che ridi! Viene veramente molto meglio con i tasti direzionali attivi. Vado a sparare un po' a quei alle mine di ferro, così mi rilasso un po' da quella missione infernale del carrello. Ah! Marita bastardo! Grazie, Spiro. Ecco la sfera che ti avevo promesso. Scusa se non è proprio pulita. Grazie, Gopol. Grazie lo stesso, anche se non è pulita. Cioè, a me sembra piuttosto scintillante. Ok, va bene. Ora che mi sono raccolto nella mia pace, sono entrato in contatto con il Nirvana. E dopo essermi collegato con il Nirvana, io sarei pronto per andare... a parlare di nuovo con te, bastardo. Che fortuna che tu sia passato di qui. La mia macchina è rotta e gli attrezzi che mi servono per ripararla sono sparsi su tutti i percorsi. Puoi saltare su quel carrello e prenderli? Dopo essere entrato in contatto con il Nirvana, sono pronto ad affrontare questo percorso in tutta serenità. Figlio di buona madre! Già. Mizzicata. Per poco. Oh, ma adesso... Ma io sono carico, sono carichissimo. Eccolo. Sì! Non l'ho completato? Oh. Sono finito su un never ending percorso? Ditemi di no. Ah, ok. Sì! Sì! Visto? Bel lavoro davvero, Spiro. Ora posso iniziare a riparare le mie macchine. Tieni, non ho più spazio nella cassetta degli attrezzi per questa. Grazie. Grazie gentilmente. Figlio di buona madre! Questo a dimostrare che con la pazienza si può ottenere... Questo a dimostrare che con la pazienza si può ottenere tutto. Con la buona si ottiene assolutamente qualsiasi cosa inimmaginabile. Va bene, ok, dopo questo io mi dirigerei subito a Zefiro, che è la nostra prossima meta. Penso che sarà la nostra ultima meta per questo completamento di Pianure d'Inverno, sì. Per questa prima parte del completamento delle Pianure d'Inverno, perché ci vogliono delle cose per noi per poter prendere
la testata e perciò dobbiamo... Sono riuscito a entrare in un livello con la Scenic View! Eppure è un aspetto familiare, non so da dove sei sbucato fuori, giuro, è un aspetto familiare. Quindi completerò pianure d'autunno quando avrò la testata, quindi questo sarà l'ultimo livello che completerò per quest'oggi. Secondo me il cannone Dagno. Funziona questo cannone. Ecco una bellissima gemma da 25 con altre 3 gemme da 2. Sono 31 gemme. Eppure questi cosi di TNT li ho già visti da qualche parte. Mizzica, stiamo attenti. Ehi. Oh. Che diamine. Mi chiamo Piccolo Bobbipa e ho perso le mie mucchine. Con queste continue battaglie non fanno altro che scappare. Puoi aiutarmi a farle tornare nel mio recinto? Va bene, ok. Ti rimetto le mucchine nel tuo recinto. Anche se a me sembrano un altro tipo di animali, però. Ta-da! E una è fatta. Avanti con il secondo. No. Non puoi urlare come se fossi una capra. Non ci siamo. Che animale sei? Si può sapere che caspita di animale sei? Quale luce sfolgora da quella finestra lassù? Quella finestra è finta. Il professore ha detto che avrebbe cercato di aiutarmi a tornare con Giulietta, ma è tanto che non lo vedo. Caro Romeo riservato, perché non fai altro? Ti fai una bella partita a scacchi con Bobbip. Piccolo Bobbip! No, davvero, cioè quella è la tua Giulietta, io... Ecco un'altra di quelle delle mucchine che sei rimasta qua. Professore, salve! Spiro, ragazzo mio, ho un pisello magico, voglio dire, un seme da qualche parte. Ah, eccolo, perché non lo pianti e vedi cosa cresce? Non puoi aver detto questo, no. Triangolo sarà più facile. Oh, e se dovessi di nuovo avere bisogno del seme, brucia la pianta e questa si trasformerà in seme. Ok. Oh, ora ho capito tutto. Ma cosa diamine? No, come le faccio? Ho bisogno di un altro seme. Non riesco a fare a meno di pensare a quello che dici. No, rimanda la clip per favore. Spiro, ragazzo mio, ho un pisello magico. No. Ok, professore. Cosa sta...
Che sollievo, mamma mia, questi si urliti. Tiè, ok, andate tutti felici là. Ok, nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie a zio Tobia, ia ia oh. C'è la mucchina, mucchina, mucchina. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Nooo! Vabbè, lo faccio più tardi. Ecco una prova inconfutabile del fatto che io mi sbagliavo riguardo a Riccone. Perché se io vedo il professore qua ed io lo vedo là sopra. Ecco, l'avete visto? Ecco. Secondo me non esistono le macchine per clonare. È semplicemente una cosa assurda. Poche parole? No, non esistono macchine per la clonazione, è semplicemente robaccia. E, potrebbe anche comunque valere la teoria per cui Riccone potrebbe avere dei fratelli gemelli, però in effetti non è una... Insomma, è una teoria piuttosto strana la mia. Potreste anche fare finta che io non abbia detto niente a riguardo. Vi va? Già siamo tutti d'accordo stranamente su questa cosa. Riproviamoci. Oh, cielo. Oh. Ok, allora. Sulla strada per la prima sfera di questo mondo. Aspetta, è la prima? Bomba pubina. Ma dai. Che talismano è la bomba pubina? Bupina. Cioè, no. Bobby. In effetti avrebbe molto senso. Piccolo Bobip. Allora, Bobip per caso l'artificiere? Cioè, quello che sto mandando, per cui sto mandando qui tutte queste mucchine, cioè, è lo stesso che ha fatto il talismano, la bomba? Può essere? No, forse mi sto confondendo con qualcos'altro. Sto decisamente... Stupidella mucchina! Mucchina, torna con le altre! Complimenti! Sono riuscito a farti glitchare là. Ok, va bene. Adesso no. Ora adesso tu torni assieme alle altre là sotto. Sei molto fortunata. Dove pensi di andare tu? Via con le altre. Lì con le altre. Con gli altri. Forza. No, via. No. Restate tutti qui. Ah! Dove pensi di andare? Ok, Jeff, dove pensi di andare? Mi sono affezionato, lo chiamo Jeff. Jeff, vai nel recinto. Ho detto vai nel recinto, sei veramente un ribelle, Jeff. Non mi ascolti mai, Jeff. Entra nel recinto, Jeff. Oh! Entra. Oh. Adesso voi entrerete con Jeff, tutti quanti. Vai con te. Ok. E te sei l'ultimo, caro. Scusa, Bobip. Oh. Grazie, Spiro. Ecco, prendi questa per l'incomodo. Non c'è di che, artificiere. Sì. Potrei anche sbagliarmi. Lo so. Ci sono ancora altre due mucchine là fuori. Oh no. Che non le vedo. Ci sono altre due mucchine? Le vado a recuperare. Non è un problema. Cioè,
È un problema che posso risolvere io, eccovi. Per forza che non le vedevi, erano rimaste qua sopra, qua sotto. Cioè la culonia Andolfi erano andate a finire queste mucchine. Sì. Alla ricerca della bottiglia, eh? Ancora una volta. Yay! No, questi uccelli! Questi uccelli sembrano... Andate via! Uccelli! Oh. Due in un colpo solo! Saliamo su! Dai, prendila! Oh, yes! Non mi serve più la superpotenza, almeno credo che non mi serva più. Devo riportare queste mucchine al suo proprietario, quindi... No, non ho ancora finito con le gemme. Però, intanto, devo riportarvi là. Eccole qua! No, non t'azzardare, cioè, adesso tu torni nel gregge, sei il fratello di Jeff, lo so, sei il fratello di Jeff Junior, Jeff Junior, non ti comportare, dai, così, cosa? Ehi, lo respingete al vostro fratello Jeff Junior? Dai! Oh! Bene, sono colpito! Hai preso tutte le 7 mucchine per me! Ecco una bella ricompensa! Mi sarebbe piaciuto che fossero 9, però grazie comunque! Ah, grazie per la sfera! Un'altra! Ok, andiamo a fare... ritorniamo alla missione di Romeo e Giulietta. È una... strana sensazione la mia, come se avessi già visto questa storia da qualche parte. Dunque, tu vai qui. Tu vai qui. No, ho sbagliato. Tu vai oi. Ecco qua. Ops, ok. Allora, ci siamo. Dicevo. Ok, allora abbiamo una bella scalinata qua. E un'altra. Perfetta da mettere là sotto. Ancora voi. Ma non aspettate mai di lanciare questi barili. Da dove li fate uscire? Dal vostro... Oh, ok, va bene, a ripensarci forse è meglio non saperlo da dove li fate uscire quei barili. Ok, bene. In realtà questo dovrebbe confermare la teoria. In realtà il fatto che il professore si trova lì e allo stesso tempo là sopra conferma conferma forse la teoria della clonazione. Anche se la vedo dura, ma continuerò a indagare su questi strani, strambi fenomeni. Io la macchina della clonazione me la segno come teoria numero 1, la gemelli come teoria numero 2 e basta, penso sia tutto. No, di nuovo! Ok, ci siamo. Ok, va bene. Sta cosa del tasto triangolo mi è veramente utile. Bene, ragazzo mio. Ecco altri 2 semi per realizzare il resto del percorso. Ok. Prendi questo con te, se non ti dispiace. Mi è solo di piccio nelle tasche.
cosa? Una sfera! Ma quante sfere ci sono qua? Scusa, ne ho avute una, due, tre, aspetta, quante sono? Qua. Sono quattro? Sono quattro! Ne avevo dette tre! Ah! Però... Oh! Che roba! Che roba è... assurda! Psichedelica! Ok, no, va bene. Scherzi a parte. Dai! Ho capito! Scusa... Ma che cosa... Ok, allora... No, non ci arrivo da qui. Forse ci arriverò da... Aio! Forse ci arriverò da qua. Oh! Ok. Bene. Va bene. Se non fosse la storia, la stessa missione con i semi di Spiro, sembra essere la stessa storia di Spiro 3, però con i semi delle, però è molto più semplice, una cosa banale. Ah, eccoti qua, Giulietta. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Oh, ecco Romeo. Prendi questo, a me non serve più. Comincio a dubitare dei gusti strani del coso dell'uccello di lui. Oh, che carini. Oh, la coppietta romantica. Mi avete ricongiunto a Giulietta. Ora possiamo andare in luna di miele alle sorgenti degli idoli. A vedere gli idoli. Non so, alle sorgenti degli idoli sono... Non so. Io non... Fate come volete, ok? Quanto mi è mancato il mio Romeo! Se non fosse così basso, ci saremmo sposati! Ah. Oh, mamma mia! Cioè, cosa assurda! Quanto mi è... Sì, va bene, va bene. Va bene, ok. L'abbiamo completato tutto. Ah, mancano delle gemme. Dove possono essere? Oh! Ah già, dimenticavo. Me lo ero proprio scordato. Eccoti. Ma cosa? Meno male che ti mostrano esattamente dove è, dove va a finire. Perché è un eterno mistero, perché potrebbe anche diventare un eterno mistero la locazione di quel... Non è un... Sembrava quasi messo apposta là. Ah, ecco la pentola d'oro. Zefiro, livello completato, benissimo. Penso che abbiamo completato per questa... Abbiamo completato per questa parte, non c'è più niente da... Da svolgere qui in questo livello. Abbiamo completato effettivamente tutto. Torneremo qui quando avremo torneremo a Piano d'Inverno quando avremo la testata. Boom! Wow, che esplosione! Meno male che avevo l'elmo in testa. Ecco. Benissimo. No. Vabbè, la prossima volta Elora, ok? La prossima volta. Per questa parte di Spyro the Dragon è effettivamente tutto, quindi la prossima volta ci rivedremo ad affrontare Gulp e noi e torneremo a Pianure d'Autunno quando avrò imparato la testata. Mi servirà forse in altre occasioni, mi servirà sicuramente in altre occasioni. La stessa cosa è valsa anche per
per... come si chiamava? Pianure di... No, aspetta. La stessa cosa vale anche per... come si chiamava? Cosa di primavera. C'era, avevo qualcosa a che fare con la primavera. Foresta d'estate. Nailed it! Sì, va bene, ok. Vieni qui! Penso che per questa parte sia effettivamente tutto, quindi torneremo sicuramente per altre fantastiche avventure nel mondo di Spyro the Dragon. Sì, sto prolungando per abbastanza tempo i saluti, quindi... niente, ci rivediamo di fronte a Gulp la prossima volta, quindi... quindi ci si vede e si spera ad un prossimo video. Perciò, da qui, da Cosmo Comic, è tutto. Arrivederci, popolo di internet! Va bene, ok, siamo in periodo natalizio, siamo quasi in periodo natalizio, sarà meglio che si schiacci un po' la voce. No, vabbè, no, lasciamo stare, veramente, no, non mi pare il caso, un'altra sarebbe solo un'altra delle parodie che si che già si fanno riguardo a quella canzone. Let go, can't hold it back anymore. Let it go, turn away and slam the door. Here I stand, and all I don't care. Let the storm rage. Eppure è un aspetto familiare, non so da dove. È un aspetto familiare. Eppure queste cose di Kennedy li ho già visti da qualche parte. Ma siamo in una guerra e questo è West Side Story!